Sappiamo tutti che l'Italia possiede circa la metà dei beni archeologici esistenti nel mondo. Ebbene, una migliore gestione di questo immenso patrimonio consentirebbe la creazione di un grande fondo sociale in grado di alimentare, tra le altre cose, anche un dignitoso reddito di cittadinanza. Facciamo due calcoli. In Italia i poveri oramai sono circa 4 milioni e i poverissimi 1 milione. Immaginiamo ora di voler creare una serie di lavori socialmente utili in grado di generare o di integrare un reddito di 1.000 euro al mese. Per soddisfare le esigenze minime del milione di poverissimi ci vorrebbero almeno 12 miliardi di euro. Per tutti i poveri ne occorrerebbero 50 miliardi di euro. Sono sicuramente tanti, tantissimi, ma non impossibili da raggiungere. Secondo alcuni fatti da Prometea e Unioncamere risulterebbe che la bellezza e la cultura generano in Italia 250 miliardi di euro all'anno. Ebbene, ne potremmo ottenere anche molti di più se è per questo, potremmo anche arrivare a 500 miliardi di euro all'anno. Ebbene, su questi 500 ipotetici miliardi gaberebbe una normale imposta di circa 150 miliardi. E qui si pone una precisa scelta politica di redistribuzione delle risorse. Se decidiamo infatti di destinare un terzo di queste imposte ai più bisognosi, potremmo garantire una vita dignitosa non solo ai poverissimi, ma gradualmente anche a tutti i poveri. Intendiamoci, non parlo assolutamente di regalare 1.000 euro a nessuno, ma solo di consentire a tutti di guadagnare o integrare i propri compensi fino a 1.000 euro al mese, prestando ad esempio lavori socialmente utili. Ultima considerazione. Il patrimonio culturale rappresenta un'eredità lasciata dalle generazioni passate a tutti gli italiani che sono quindi noi, indistintamente siamo autorizzati a godernene, quindi di tutti i benefici economici. La gestione politica di privilegiare i più poveri alla fine andrà a beneficio di tutti, aumentando notevolmente i consumi, oltre ad assicurare una maggiore giustizia e pace sociale. È chiaro comunque che oltre ai beni culturali ci possono essere anche altre entrate fiscali in grado di alimentare il fondo sociale. Importante è che lo si voglia creare.